pulizia di ogni singolo iscritto per come dire, monitorare la sua esistenza in vita, scusate se lo dico, nel senso non fisiologico, ma anche il fatto che potevano esserci degli iscritti che tali non erano. Insomma, non devo raccontarvi come funziona, ahimè, anche la vita di un partito come il nostro. E quindi abbiamo fatto una raccolta di tutti i dati, una sorta di albo, diciamo così, dei nostri elettori. Siamo riusciti finalmente ad avere tutti i dati, tant'è che voi avete una, chi è iscritto, una tessera del Partito Democratico che è un po' particolare questa volta, perché ha, vi dà anche la possibilità di partecipare, un po' come dicevi tu, a delle discussioni addirittura all'interno del sito del Partito Democratico e addirittura con i, direttamente con i dirigenti nazionali, che ognuno per le proprie parti, diciamo così, parteciperanno a queste discussioni che vengono tenute, diciamo così, da livello più alto fino a livello più basso. Cosa dobbiamo sforzarci di fare? Tenere in vita i circoli. Questo è il livello locale e territoriale che può farlo. Io posso raccontarvi per esempio come funziona dalle mie parti: alcuni circoli funzionano un po' di più, altri un po' meno, in alcune province possono esserci dei problemi, altri un po' meno. Diciamo che però c'è un certo dinamismo all'interno dei circoli del Partito Democratico. Poi diciamo la verità, siamo l'unico partito che è veramente radicato sul territorio, che ha dei circoli, che ha un luogo fisico nel quale incontrarsi, che ha dei segretari. Onestamente questa non è una struttura facile da tenere in piedi, soprattutto senza il finanziamento pubblico dei partiti. Però mi fate rivendicare due cose, scusate se approfitto della tua domanda per farlo, perché io sono veramente, veramente tanto orgogliosa. Primo, siamo il primo partito e l'unico partito che non ha mandato a casa neanche un dipendente e non ha fatto neanche cassa integrazione. Questo, guardate, non può dirlo nessun altro, perché noi abbiamo fatto un finanziamento di cui si è anche discusso, ci hanno preso in giro, l'hanno strumentalizzato, però l'abbiamo fatto sotto gli occhi di tutti, con grande trasparenza, e questo ci ha permesso di non mandare a casa nessuno dei nostri lavoratori. Due, non meno importante, ne sono particolarmente orgogliosissima, ragazzi, è tornata in edicola l'Unità, cioè è una cosa che per me è, non lo so, penso anche per voi, ma per me è un fatto di un'importanza incredibile. Insomma, essere riusciti in questa operazione è stato davvero un risultato di squadra importante. Ecco, io credo che l'Unità sarà anche il collante che ci permetterà di tenere insieme la nostra base con i vertici del partito.